Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati alla rassegna stampa di Radio Piave in Blu condotta dai giornalisti dell'Amico del Popolo e anche oggi, mercoledì 8 aprile, tocca a me Luigi Guglielmi. Guidarvi tra i principali titoli dei giornali di oggi. Iniziamo con il Gazzettino e ve lo mostro. Cominciamo dal, dall'edizione eh, nazionale, dal fascicolo nazionale. Allora, eh, il titolo di apertura è L'incognita riaperture. Fase 2. Conte vuole accelerare. Dopo Pasqua, possibile la ripresa di alcuni settori produttivi. Ma la scienza frena. Crisanti può riaccendersi il contagio. Veneto, quota zero, slitta a maggio. Quindi ci sono delle ehm, previsioni. Per eh, l'arrivo, la, eh, la, il raggiungimento della quota, della quota zero, che secondo gli esperti veneti, che in questo frangente diciamo la verità, hanno dimostrato di prenderci e come eh, sono, sono riusciti così a fare una stima che sposta abbastanza in avanti, insomma tra un mesetto, eh, il raggiungimento di quota zero. Ma vedremo qualcosa adesso sfogliando il giornale. Eh, vi, vi segnalo un caso umano eh, che è in prima pagina del Gazzettino Nazionale a Treviso: paura del virus. Una donna cade per strada, aiuta, nessuno l'aiuta, nessuno l'aiuta, la paura parla la stessa lingua. A Treviso, come a Wuhan, la doppia faccia dell'isolamento sociale fa infatti convivere, solidarietà e spirito di conservazione. E così capita che a due passi da Piazza Duomo, nel pieno centro storico, nella città delle mascherine obbligatorie anche per passeggiare, a Treviso vale questa regola messa dal sindaco, una signora sui 70 anni caduta a terra dopo essere inciampata venga schivata dalle auto in transito. Nessuno presta soccorso, neanche eh, tranne, tranne l'autista di un autobus, l'unico a fermarsi per offrire il proprio aiuto. Effetti del timore da contagio. Ho fatto quello che avrebbe fatto chiunque, afferma il dipendente della società di trasporto pubblico trevisiana chiunque dice il gazzettino tranne quegli almeno cinque automobilisti che hanno tirato dritto ecco questo insomma è un fatto che ci fa un po pensare no a come siamo a come siamo fatti eh, c'è anche in prima pagina il lancio mascherine tutto quello che c'è da sapere mm. Eh, e quindi insomma, capite un argomento di eh, estremo interesse e eh, attualità. Mm, la pagina, pagina 2 del Gazzettino Nazionale, fase 2: gli esperti frenano, ma Conte si deve riaprire. La tenuta del paese è a rischio, c'è cioè una preoccupazione, quindi anche eh, politica. Diciamo che il presidente Conte, eh, quando in Lombardia già eh, i lombardi avevano cambiato registro, perché all'inizio Fontana, l'industria, il presidente Fontana, gli industriali erano. Eh, favorevoli a prenderla piuttosto alla leggera. Ripa Milano non si ferma anche il sindaco di Milano Sala, avete presente, vi ricordate no? queste frasi eh, che preoccupavano chi aveva già capito che si trattava di una cosa grave. Altro che Milano non si ferma. Beh in quella prima fase Conte, il presidente Conte, non era che avesse mostrato di aver veramente capito eh, dove, si stava, dove si stava arrivando ed era entrato in contrasto con Fontana che chiedeva misure rigide. Ecco, adesso si capisce che il presidente è per una mh, riapertura quanto prima perché il paese è arrivato il comitato scientifico, la tenuta del paese dal punto di vista politico sociale, il comitato scientifico avverte il governo: basta un nulla per far ricominciare il virus. Però il Premier serve massima cautela. La serrata però non sia infinita. Ora si pensi alla ripresa ed è giusto, ed è ovvio che si, che si, ragioni, anche, ehm, che si ragioni anche sul, eh, sul dopo. No? Eh, a proposito del dopo, via libera per gradi, pagina 3, prima le aziende e poi gli spostamenti. Dopo Pasqua riapriranno alcune attività farmaceutica, alimentari e meccanica. Superato il primo eh, maggio allentamento per eh, le persone. Quindi dopo il primo maggio ci sarà un allentamento per le persone, dice il gazzettino pagina eh, nazionale. Ci interessa anche cosa sta facendo l'Europa. L'Europa cerca l'accordo, ma è duello sui Covid bond. La e triplica gli acquisti. Eh, su questa cosa dell'Europa, l'Europa è lentissima, però. Però, però forse questa storia del coronavirus potrebbe portare ad una maggiore coesione dettata dalla necessità. Eh, pensiamo anche alle politiche sul debito su cui si sta ragionando. Nella notte, l'asse Parigi-Roma all'attacco sul fondo comune per sostenere l'economia. Berlino non vuole cedere e chiede un rinvio. Eurotower in campo, Eurotower è la sede della BCE. No? per impedire nuovi shock e anche questo è importante perché era stata una politica attuata da Mario Draghi che evidentemente, pur con qualche così contraddizione, viene alla fine eh, portata avanti anche dalla nuova direzione eh, della, eh, della BCE. Vi faccio vedere, perché ci interessa sicuramente, pagina 6 del gazzettino, zero contagi, le date slittano a nord-est, 24 aprile 3 maggio, questo è il titolo, mm, avete capito no? Eh, dunque, L'Istituto Audi aggiorna le stime: stop alle nuove infezioni rinviato di 20 giorni anche in Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove era stato prospettato una ripresa, eh, una possibile, mh, eh, come si può dire, un momento di svolta, insomma, eh, un po' prima insomma, verso Pasqua. No? Invece no, il monito di Crisanti, che è il virologo dell'università di Padova, che sta un po' dettando legge nel Veneto e a me viene da dire per fortuna: riapertura solo senza rischi. Altrimenti la ripresa delle epidemia è pressoché certa, e queste sono, eh, sono, mh, sono cose importanti insomma che, eh, che, che è giusto che gli esperti eh, dicano e, e, ed è giusto che i politici poi eh, assecondino per evitare di mettere a rischio la popolazione, visto che ricordiamoci eh, sono morti tantissime, migliaia e migliaia, si arriva, in questa settimana probabilmente, entro fine di questa settimana si arriverà ai, eh, ai 20.000 morti in Italia, sono cifre e questo potrebbe anche eh, chiamare a responsabilità qualcuno, diciamocelo chiaramente, perché, eh, perché forse si poteva fare di più e meglio. Pagina 11 del Gazzettino Nazionale. A 7 su 10 piace il lavoro agile stando a casa. La gran parte dei nordestini è favorevole allo smart working, si gestisce meglio la famiglia e si risparmia sui trasporti. Ecco anche questo è un dato eh, importante che se non l'avessimo provato per colpa del, eh, del coronavirus, eh, probabilmente non saremmo mai arrivati a. Eh, così a sperimentare così a fondo questa modalità che pure insomma ci insegna delle opportunità eh, importanti eh dal punto di vista eh, sociale e, e, e lavorativo ecco stiamo arrivando alla prima pagina del gazzettino di Belluno eccola qui nell'edizione appunto locale accende la sigaretta, casa a fuoco l'84enne è muore. ecco il, il gazzettino la mette così insomma eh, comunque insomma al di là del, del tono anche un po' così insomma eh, vabbè ehm, dispiace per questa povera signora insomma, che è morta sul divano praticamente, la tragedia a Rasai l'abbiamo detto ieri, no? se ci seguite su www.amicodelpopolo.it avete già visto questa notizia eh, l'anziana intossicata insieme al suo cane muore avvolta dalle fiamme provocate dal mozzicone di una sigaretta che stava fumando la vittima è Ivonia Taita, 84enne ex infermiera di Rasai di Seren del Grappa che ieri mattina è stata trovata esanime nel suo appartamento di via Buzzatti a Rasai, dalla figlia al ritorno dalla spesa. La donna, con ogni probabilità, è stata colpita da un malore mh, improvviso, ha perso coscienza e la sigaretta che aveva in mano è finita sulle eh, coperte, innescando un incendio. Non ha ha avuto scampo nemmeno il cagnolino della famiglia, il maltese Vivi, deceduto per il fumo che si è sprigionato nell'incendio. La figlia ha subito allertato i soccorsi del suo M118, ma l'arrivo dei sanitari per Ivonia a Taita non c'era più nulla da fare. La tragedia si è consumata poco prima di mezzogiorno nella casa di via Buzzatti, al Civico 8 Arasai, dove vivevano mamma e figlia. Sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Feltre, che per entrare nell'abitazione avvolta dal fumo hanno. Ehm, eh, dovuto usare i respiratori indagano i carabinieri eh, l'altro incendio di ieri, anche qui avete visto tutto sull'Amico del Popolo www.amicodelpopolo.it e su facebook la pagina collegata, eh, l'incendio di ospitale di Cadore, il tetto brucia e devasta l'immobile, notte da incubo per un 63enne, notte da incubo ieri, qui si mettono i nomi per Enzo Zanvettor, 63enne ex dipendente comunale di ospitale di Cadore che si è ritrovato le fiamme praticamente in casa, il rogo che si è sviluppato alle 3.45 è partito da un magazzino e poi ha aggredito le case edifici inagibili. i vigili del fuoco avevano eh, detto che si riteneva invece che la causa fosse eh, da ricercare nel, eh, nella canna fumaria. Un problema della canna fumaria. Va bene, insomma, al di là della causa eh, così è andata purtroppo. Il taglio medio del giornale stabili i contagi, ma altre due vittime. Due anziane di 82 e 74 anni decedute a Belluno e Feltre. Ora i morti sono 35, i positivi restano 518, in calo i ricoveri. Come vi ho detto ieri, se leggete queste cifre i morti sono 35, non vi ritrovate con quelle che vediamo noi dell'Amico del Popolo, che sono un po' più basse, perché noi restiamo sulle tabelle di Azienda Zero. La Super Uls eh, del Veneto, eh, dove si eh, indica un numero eh, un po' più basso di Bellunesi, eh, dei bellunesi morti. Ehm, dunque, eh, il, il lancio della notizia in prima qui sul gazzettino è questo: sale ancora il numero dei morti per coronavirus. In provincia. Mirella Banterla in Cadorin, 82 anni di Bess, che stava sempre a casa, ma inspiegabilmente è stata contagiata. E amabile, Limana, vedo. De Bona di Marcador, Borgo Valbelluna, 74 anni, che era ospite della casa di soggiorno di Mel. Il bilancio ora è di 35 morti dall'inizio dell'emergenza, quasi uno al giorno. Ma dai dati di ieri arriva anche una buona notizia: i ricoveri restano stabili e i contagiati in provincia si assestano a quota 518. E intanto non cala l'attenzione nelle case di riposo, dove dopo i focolai di Alpago, Può, Santa Croce e Alano. La situazione inizia a preoccupare anche a Mel, ieri a Borgo Valbelluna si è tenuto il primo consiglio comunale e il sindaco Stefano Cesa ha ehm, comunicato i dati all'assemblea, 5 ospiti positivi, 4 nella struttura di Mel e 1 in quella di Lentiai e poco più di una decina di operatori. Nell'area Covid basta un'occhiata per incuorare i nostri pazienti. Testimonianze dall'ospedale, eh, l'intervista a Massimo Buaretto, primario di medicina del San Martino. Feltre, l'artigianato, quest'anno senza mostra, il taglio basso va in tribunale per l'udienza. Perché, eh, perché tutto chiuso? Perché tutto chiuso, perché c'è il Covid, insomma, c'è il, il coronavirus. Eh, il, il, la pagina poi eh, pagina seguente. Del gazzettino sfogliando all'interno appunto c'è la, la foto delle due decedute. I contagi rassicurano, ma i lutti eh, continuano. E questo è il titolone eh, con eh, molta evidenza mh, sul, eh, sul gazzettino. Allora, eh, andando avanti su queste pagine, ma tra poco passiamo al Corriere per vedere, eh, per vedere eh, qualcosa anche dall'altro giornale. Eh, vi faccio presente il, il caso presentato a pagina, a pagina 4. Mio figlio multato a 300 metri a 330 metri da casa. Serve il buon senso dice questo articolo. 21enne di Fener, passeggiava coi cani. La madre non condivide il provvedimento. Comprendo l'impegno di questi giorni delle forze dell'ordine, ma qui si esagera. Io dico che vabbè, piuttosto meglio esagerare, eh, esagerare un po' eh, vista la gravità della situazione. Ehm, vi faccio vedere e poi mi fermo qui. Il gazzettino, il, il taglio basso eh, di questa stessa pagina dove si legge questa notizia: carabinieri postini delle pensioni, i soldi a domicilio per gli over 75. Questa è una bella notizia, insomma, perché, eh, perché dà, dà l'idea di questa disponibilità anche da parte eh, delle forze dell'ordine. Anzi, vi do ancora questa dal gazzettino di Belluno eh, buoni spesa erogati 45.000 euro in quattro giorni pervenuti. Pervenute allo sportello del capoluogo 530 richieste e di queste 144 sono già state soddisfatte. La quasi totalità delle domande, l'89%, è arrivata online. Palazzo Rosso non ha atteso eh, l'arrivo dei tagliandi ufficiali. Andiamo a vedere adesso la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo, cambiamo, eh, cambiamo giornale e andiamo a vedere anche qui le notizie che riguardano eh, Belluno eh, abbiamo capito anche eh, dal, eh, dal gazzettino che diventa un tema fondamentale Zaia, emergenza, case di riposo, sono 66 gli ospiti deceduti nelle residenze in Veneto, il personale è decimato prosegue lo screening per trovare i contagiati nel bellunese, ieri sono morte due anziane, una è arrivata in ospedale dalla struttura di Mel i nuovi positivi sono solo tre e eh, poi va vi mostro la fascia eh, centrale di questo giornale: controlli pasquali. Il prefetto cogode sulle strade. 870 pattuglie. Quindi mi raccomando, stiamo a casa anche perché le sanzioni arrivano e ci saranno controlli serrati. Non si può andare in giro nei giorni di Pasqua, che sia chiaro. Eh, L'avete visto anche ieri sull'Amico del Popolo. Comunque, anche questa notizia. Mm, Unifarco: i vertici si riducono lo stipendio del 20%. I soci fondatori e i dirigenti dell'azienda hanno deciso un taglio dei loro stipendi. 20, eh, per, del 20% da aprile. Eh, consorzio Valcomelico, vacanze in regalo per medici e infermieri. Il Comelico apre il cuore ai medici e agli infermieri in prima linea contro il coronavirus e regala a chi lo vorrà una vacanza di una settimana in una delle strutture ricettive dei cinque comuni ehm, eh, soci del consorzio Comelico, Valcomelico Dolomiti. Ho fatto la proposta, dice il Presidente Tommasella, e la risposta è stata eccezionale. In mezza giornata abbiamo avuto la disponibilità di 138 posti letto per giugno e settembre. Ancora eh, dalla prima del Corriere delle Alpi, l'appello dei, pasticce dei pasticceri. Scusate, fateci aprire a Pasqua. Eh, ragazzi, sono problemi seri eh, per, chi, mm, eh, per chi ha da lavorare. E eh, il coronavirus eh, blocca tutto. Andiamo a vedere la prima pagina velocissimi del Corriere del Veneto, inserto del Corriere della Sera. Si parla della possibilità delle, dei prossimi turni elettorali. Zaia, follia il voto in autunno. Il caso politico, il presidente contrario alla finestra tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. Il sottosegretario Variati, le faremo il prima possibile. Eh, ancora Zaia temo un'altra ondata del virus. Si faccia un election day. Il Movimento 5 Stelle è d'accordo. Lorenzoni oggi. Non ci sono le condizioni. Il governatore critica l'idea di elezioni regionali nella finestra autunnale per il possibile ritorno del virus e chiede che siano celebrate assieme alle comunali e al referendum con un Election Day il prima possibile. Le ipotesi fine luglio-primi di ottobre. Critico il PD, d'accordo il Movimento 5 Stelle, variati. Ci penseremo. Questo per quanto riguarda il. Mm, la prima pagina del, eh, del Corriere eh, del Veneto, inserto eh, del Corriere della Sera, eh, giornale che appunto all'interno riferisce questa preoccupazione di Zaia che il voto possa portare alla, eh, alla ripresa del contagio, visto che ci sarebbe un grande afflusso di persone in, concentrate in una sola giornata, mili milioni insomma, alla fine di persone no? concentrate in una sola giornata eh, dentro i seggi elettorali alle urne, e questo potrebbe oggettivamente creare una. Concentrazione insolita e pericolosa. Andiamo alla pagina 11 che oggi si occupa di Belluno: Corriere del Veneto, inserto del Corriere della Sera: Virus. La strage continua: morte. Altre due anziane, purtroppo sono le due donne, di cui abbiamo riferito anche prima, prendendo dal Gazzettino. Sigaretta accesa si addormenta, si addormenta, malore, qui insomma capite che eh, la questione è delicata. Pensionata muore nel rogo in casa. Le multe senza diminuzioni. Anche lunedì 50 trasgressori, aziende, sospensione per 36. Questo leggiamo nel taglio eh, medio del Corriere eh, del Veneto. Andiamo al taglio basso. Tofana di Rozes, cascata in, in anticipo, quest'anno a cortina. È il segnale dell'arrivo eh, della presenza. Ed è uno spettacolo, ehm, la fotografia che potete vedere in questo momento se ci seguite sui social. Allora, eh, io vi raccomando di passare una buona giornata, di cercare di restare sereni nonostante tutte le preoccupazioni che abbiamo, eh, lo sappiamo, le cose stanno migliorando e stanno migliorando solo grazie al comportamento che stiamo tenendo, cioè cercando di limitare i nostri contatti con eh, le altre persone. Per cui continuiamo così, il sole ci aiuta, ci dovrebbe infondere. Un po' di ottimismo, guardiamo avanti, cerchiamo eh, di, eh, di, di, di uscire da questa situazione. Seguiteci, seguiteci su www.amicodelpopolo.it, seguiteci anche eh, su Facebook, su Instagram, su eh, YouTube, siamo dappertutto. Siamo anche su Telegram, per chi usa Telegram cercateci, potete ricevere l'avviso come se fosse un messaggino che abbiamo pubblicato qualcosa di nuovo. Ciao a tutti, grazie, buona giornata, ciao ciao.